Buonasera a tutti ragazzi, bentornati nel canale Gioco X Vapo. Quest'oggi abbiamo... Allora... Vendi Vape Mesh V2. Fa segata bene. Eccoci qua con Vendi Vape Mesh V2 RDA. Questo RDA l'abbiamo acquistato apposta, per poter fare il confronto con gli altri due che abbiamo provato e per vedere se contrastava il trono al re della Mesh, cioè il V2 5. Vendi Vape Mesh V2, scratch and check per l'originalità, il colore, il seriale, solite avvertenze che oramai abbiamo su tutti gli atomizzatori, 4 tipi di mesh all'interno che adesso vi farò vedere. All'interno quindi troviamo il mesh V2 RDA, una piccola scatolina dove sono contenute le mesh, vi è una dual mesh coil in Cantal da 0,15, una NE80 mesh coil da 0,15, una classica in Cantal sempre 0,15 e poi una mesh in acciaio per poter fare il controllo di temperatura 0,12. Io nelle prove ho utilizzato quella in NE80, per questa rigenerazione invece userò la dual, che è questa qua, che è suddivisa in due. All'interno della confezione un riduttore 510, pin bottom feeder, chiave per smontare il pin, due molle di ricambio per il pick che va a schiacciare il cotone della mesh, un cacciavite e ovviamente un tondino che è quello per poter arrotolare la mesh. Certificato di autenticità, manuale di istruzioni, due strisce di cotone, una l'ho già utilizzata, una tessera che vi fa vedere i social di Vendi Vape e le colorazioni che potete trovare il Mesh V2. Atomizzatore da 25 mm, altezza 25,5 fino all'imbocco del tip con O-ring all'interno. Qua abbiamo il pick per il pressaggio del cotone, copiato praticamente da Votofo perché è uguale, e le clamp per chiudere la mesh. Queste clamp qui rispetto a quelle del Votofo le preferisco. Asole per il contenimento del cotone, aria a nido d'ape, prese d'aria come potete vedere sono verso il basso per poter andare a picchiare direttamente sulla mesh. Come tutti gli altri atomizzatori a mesh abbiamo il tondino dove arrotoliamo la dual mesh. Ora che abbiamo inserito la mesh togliamo il tondino di supporto, verifichiamo che la mesh sia installata correttamente. Ora andiamo a fare una piccola attivazione a bassi wattaggi. Come potete vedere la vasca è molto molto profonda, quindi potrete metterci parecchio cotone. Facciamo una prova di attivazione a 15 watt. Andiamo a mettere il cotone sempre da 6 mm come tutti gli altri atomizzatori a mesh. Ora vado a aprire il cotone per far sì che sia poi più omogeneo quando lo vado a tagliare. Ora effettuiamo il taglio, appoggio le forbici al deck, taglio. Ora andiamo a posizionare il cotone all'interno. Ora mettiamo il barrel. Come potete vedere lì c'è quel dentino lì che vi fa da fine o apertura dell'aria. Praticamente potete scegliere se parzializzare l'aria in modo che batta diagonalmente sulla mesh oppure frontalmente sulla mesh. Vape Industry Project One, andate a vedere il video. Benissimo ragazzi, ora ci vediamo con la mia testa pelata per la prova di svap. Allora, come detto, dalla visione dall'alto io questo Atom l'ho acquistato apposta per vedere se riusciva a buttare giù dal trono il re indiscusso della mesh, il V2 Profile. Visto anche dopo il video del visello dello Slatra, proviamo un altro atomizzatore a mesh. Allora, c'è da dire che questo è 25 mm, è un vero 25 mm. Praticamente è uguale al Profile da vedere. È uguale al Profile, però è più grosso. Sì, un po' più alto. Un po' più alto ed è anche un po' più arioso. Rispetto al primo
molto di più. Il Vuotofo, il Profile 1.5 si avvicina alla tanta riosità di questo altro. Sembra un drop a mesh. 0.13 finale è venuto fuori, 65 watt. Molto bene, esce molto bene questo siffatto liquido. Allora, ricordiamo che è un liquido... Nocciola, castagna, crema. Sì, è una torta con la crema e nocciole e castagne. Beh, credo meglio del Profile, ma secondo me anche perché è dato da questa dual coil fatta diversamente rispetto allo Slatra, che era proprio due coil così, queste sono due coil messe. È un'unica coil divisa in due. Come avete visto dall'alto. Bello, mi piace la rosità, mi piace. Io questa il Profile, quando l'ho provato, l'ho dovuta chiudere perché mi sembrava un po' troppo arioso. Un tiro chiuso. Questa è tutta aperta e mi va bene. È arioso il giusto, a me piace così. Se volete restringerlo potete, a me piace così. Io ho notato su alcuni liquidi rende di più, su alcuni liquidi rende di meno. Con questo rende veramente, veramente spaziale. Rende bene. E ho notato che rispetto al Profile, che tende a seccare un pochino le note. Aromaticamente rende comunque molto molto bene. Molto come, bene. Come il Profile. Sì. È già superiore allo Slatra. È valido, mi piace. Il liquido lo fa risaltare bene. È buono. Molto Anzi, bene. Forse è meglio rispetto sì, al... Sì, sì. Almeno parlando di questo liquido, poi magari cambiando liquido cambia tutto, però nel senso con questo liquido qua esce molto bene, sicuramente meglio del Profile. Ora proviamo a inclinare l'aria, perché prima stavamo svapando con l'aria diretta sulla mesh, ora proviamo a inclinarla. Secondo me così è più arioso. Più arioso, esce più la brutta. Di brutta, tutto aperto, io avevo chiuso quattro fori. Tira, tira. Adesso l'aria è fronte coi, quindi... Sì, proprio dritta, un pelo più chiuso. Quattro buchi per parte. Consiglio, ve lo consiglio. Mi piace questo arnese qua. Una bella riosità, quello sì. Mi piace la doppia col messa così, mi piace. Non so perché, però mi piace anche solo perché è una sola tagliata in due, sì. Però la parte sotto dove va a fissarsi nelle clamp è unica. Sì. Benissimo, signore. Provatelo, se l'avete provato dice qualcosa, se non l'avete provato ditecelo, fate quello che volete. E... Firmate la petizione che non si firma più, perché sì. Tanto ormai dovrebbe essere scaduta. No, cos'è che scade? Febbraio. Seguiteci sui social, sì. Flavorito Ficifico e con l'ultima svappata di Stefanello. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Va bene.